Benvenuti a Primo Piano, botta e risposta, un'intervista classica ma diretta ai protagonisti del mondo politico, economico, imprenditoriale e sindacale per capire meglio l'attualità. Oggi ci è venuto a trovare Gabriele Buglia, grazie di aver accettato Grazie il nostro invito, presidente dell'ANCE, insomma, Associazione Nazionale Costruttori, lo dico io in maniera un po', diciamo, rozza, ma come sempre. Lo dicevamo poco prima di iniziare l'intervista, traumatizzato dal mio primo direttore Emilio Fede perché dissi Olp in un telegiornale senza tradurlo. Dica un po' al pubblico che cosa fate e qual è la vostra mission, ora al di là della questione nominale, no? L'ANCE è la più grande associazione datoriale del mondo delle costruzioni che persegue il fine di promuovere la figura dell'imprenditore, delle politiche di sviluppo urbano e non solo urbano, perché specialmente per le infrastrutture sono il bene sociale, il bene di tutti gli italiani, per cui la nostra mission è quella di spingere questo paese, di far crescere questo paese e anche un settore, quello delle costruzioni, che è il 22% del PIL. Ecco, allora, un settore fondamentale dell'economia, l'ho ricordato lei, siamo nel post-Covid, siamo in una marea, no, di interventi governativi, insomma, almeno diciamo, come quantità ci sono stati. Io qualche volta ho fatto anche un pizzico di ironia nominale, no, perché ho detto con i nomi dei mesi sembra di essere tornati al Termidoro del fine del Settecento, no? Il decreto aprile-maggio, il decreto agosto, decreto poi insomma rilancio, salva Italia, in tutti questi rilanci, in tutte queste cose salvifiche, in tutte queste norme, alla fine il suo giudizio di quello che ha fatto in questo momento il governo per questo settore fondamentale dell'economia è positivo o negativo? Poi scendiamo nei dettagli. Ma sicuramente i primi decreti erano decreti che dovevano arginare le problematiche, mettere in salvaguardia i posti di lavoro, i problemi sociali, per cui erano state misure di intervento rapido a sostegno, della socialità in generale. Noi, con rilancio c'è stata la prima vera misura, di sviluppo economico, che è quella dell'ecobonus e sisma bonus, che è veramente l'unica, il resto era ancora di sostegno alle imprese e alle famiglie. Con semplificazione siamo arrivati a toccare quelli che sono i meccanismi burocratici, dello Stato in generale. Onestamente, non si può negare che né semplificazioni nell'ultimo non ci siano miglioramenti delle varie tessuti, delle varie problematiche, delle varie normative, ma sono presi a spot. Mi sarei aspettato un qualcosa di più organico, più industriale, con un indirizzo ben preciso. Ecco, lei è intervenuto più volte, specialmente negli ultimi tempi, proprio su questi temi, no? Semplificazione, ma anche il tema dei bonus, ma anche il tema di una visione complessiva. Ecco, allora andiamo nel dettaglio. Semplificazione, siamo tutti d'accordo, chi non vuole semplificare? Io ho paura che qualche volta sia più una retorica, una parola. Infatti, in un talk ho detto se non la diciamo, semplifico un numero delle parole, no? Perché anche è una brutta parola, semplificazione. Sarebbe a portata di mano, ma poi non c'è. Semplificare nella mia testa, per esempio, vuol dire anche rendere più snelle le regole per gli appalti, sbloccare gli appalti. Sbloccare gli appalti vuol dire sbloccare del denaro e vuol dire creare posti di lavoro, specie nel vostro settore. Che mi dice? Assolutamente, questo che manca secondo me Abbiamo fatto passi avanti o no su questo tema? O abbiamo incasinato ancora di più la questione? No, abbiamo, come dicevo prima, abbiamo fatto dei timidi passi sui singoli provvedimenti importanti, come per esempio aver tolto o aver limitato il danno erariale all'abuso d'ufficio. È sicuramente un'ottima cosa per la pubblica amministrazione che era bloccata da queste problematiche. Bloccata onestamente, dobbiamo dirlo, anche perché è gravata da una selva normativa impossibile da rispettare, che neanche un giurista conosce. Questo è il problema dell'Italia. Ci saremmo aspettati però che lo Stato intervenisse sulle procedure a monte delle gare, che sono quelle che bloccano le opere. Ci sono miliardi e miliardi fermi per delle procedure. Il 70% delle opere bloccate sono bloccate per procedure a monte della gara, e su quello non abbiamo fatto praticamente niente. Le dico questo, che in termini di filosofia politica e nessun partito si offenda, anche se qualche partito e movimento ce l'ha più a cuore di altri. Lo dice un grande filosofo contemporaneo, poco conosciuto dal pubblico, lo dico io, si chiama Zizek, quindi insomma, chi lo vuole trovare in libreria è tradotto in italiano, che dice il virus della democrazia non è il populismo, ma il predominio del giudiziario sul politico. Giudiziario vuol dire un sistema narrativo simbolico, non è giustizia su politica, cioè l'idea che ogni atto corrisponda a un'ombra, corrisponda a un reato, corrisponda a un'irregolarità. Con questa visione il mondo, diciamo, lo sblocca appalti non arriverà mai. No, Non assolutamente ci sarà no. un singolo decreto, perché è un No. problema di
filosofia politica, di visione della società, no? Sì, assolutamente. Purtroppo questo settore è gravato da una nomea e delle particolarità che lo impediscono di crescere. Quello Stato è uno, il nostro, uno Stato di diritto, almeno dovrebbe essere, come tale la presunzione di innocenza dovrebbe essere sempre manifesta. Assolutamente. Assolutamente. Oggi non è così. Oggi abbiamo la presunzione di colpevolezza. Tutte le norme che sono uscite negli ultimi anni, che si sono sedimentate anche, ultimamente, non hanno fatto altro che introdurre dei motivi di dubbio, di perplessità, di supposizione, che hanno bloccato tutto e che bloccano la pubblica amministrazione, perché oggi solo il fatto che uno va a parlare con la pubblica amministrazione qualcuno può presupporre che non è corretto, dobbiamo cambiare pagina, non siamo tutti uguali e non è accettabile che si faccia di tutta l'erba un fascio, perché anzi altri settori potrebbero essere inquinati da queste particolarità. Visto che siamo in un'agenzia nazionale, nella parte diciamo multimediale, ma anche la parte scritta, colgo l'occasione, lei che spesso viene sentito nelle audizioni in Camera e Senato, su questo ha da dare un consiglio preciso a chi ci governa, anche con dei tempi? Noi abbiamo assistito sistematicamente a della restrizione degli investimenti pubblici. L'investimento pubblico per lo più è sviluppo economico, perché sono infrastrutture sociali, scuole, ospedali e non solo. Senza infrastruttura non c'è crescita, è questo che dobbiamo sanare. Il nostro mezzogiorno è fortissima difficoltà e nessuno andrà a insediarsi in mezzogiorno finché non ci saranno infrastrutture. E quindi occorre una svolta radicale. È inutile che continuiamo con degli slogan, il governo deve capire che bisogna fare dei fatti, bisogna impegnare le risorse che sono già state stanziate nella legge di bilancio, perché una legge di bilancio che non utilizza le risorse è una legge inutile e non fa crescita. Il problema è questo, che però per un'opera pubblica in Italia superiore ai 100 milioni ci si impiega 16 anni. Media, dati della Presidenza del Consiglio e dell'Eterio, non si crede. Non è accettabile. Se questo continua, se non ci sarà una svolta radicale, un cambiamento di rotta, i soldi del Recovery Fund non li utilizzeremo noi entro il 2006 e questa è la grande preoccupazione che sottopongo continuamente alla politica. Abbiamo poco tempo e se manteniamo le norme risuccederà che il Bolkeri. Ecco, visto che io ci sarei arrivato, ma l'ha toccato lei il Recovery Fund, si discute moltissimo l'Europa madre e l'Europa madrigna, prendiamo i soldi, oddio mio però ci strozzeranno. Mettiamo che non ci sia nessuno strozzinaggio, che sia un intervento, anche perché questa volta un intervento diffuso su più paesi, perché la pandemia non è stato un problema di chi è bravo, di chi non lo è, ha riguardato tutti, no? Come dico io, il Covid, se ha un piccolo pregio paradossale, è quello di essere democratico, perché siamo per lui tutti ospiti, sì, potenzialmente almeno. Poi abbiamo visto che non è così, che qualcuno muore di più, qualcuno muore di meno, che le sanità non sono tutti uguali, però il problema economico, il danno economico c'è stato in tutte le grandi democrazie occidentali, quindi l'Europa prende provvedimenti per tutti i paesi, per quelli più sani, per quelli meno sani, i frugali, che non è che mangiano poco, ma sono attenti all'economia, perché frugale in italiano vuol dire che è sobrio a tavola, ma certo, in inglese vuol dire sobrio in senso lato, e anche quelli un po' meno frugali come noi, no? Che mangiamo tanto e siamo sovrappeso anche politicamente. Però arriveranno mai questi soldi per davvero? E saremmo in grado di spenderli rapidamente? Arrivano troppo tardi? Secondo la seconda parte del 2021, visto che siamo alla fine del 2020, è un tempo ancora in cui con la fine delle casse integrazioni si rischia che molte aziende anche del suo campo chiudano, che ci sia quindi un caos sociale? Assolutamente sì, la nostra preoccupazione è che questi soldi non che non siano disponibili da parte dell'Europa, ma che noi, l'Italia stessa, non riesca a presentare dei progetti concreti, concretizzabili e esecutivi che possono veramente iniziare e possono concludersi entro il 2026, che è la data ultima in cui si deve rendicontare l'intervento, certo, che è una cosa diversa dall'impegnare, per cui devono essere impegnati rapidamente entro il 2022, fine 21, e utilizzati totalmente nel 2026. Come ho detto, mantenendo certe regole a monte delle procedure di gara, a monte delle gare, perché non sono le gare che impediscono l'utilizzo della spesa, rischiamo di non utilizzare quei soldi qua. Per cui dobbiamo far fronte a una situazione che è ormai atavica, perché è un grandissimo problema italiano. E cosa fa lo Stato? Cerca di nominare dei commissari, ma se sappiamo i problemi, nominiamo dei commissari dedicati per risolvere i problemi, ma perché non possiamo la straordinarietà del commissario in una norma di legge ordinaria? Ma perché dobbiamo evocare un commissario per risolvere i problemi che conosciamo? Ecco, il suo appello semplice al governo, quindi per l'edilizia e per avere quella quota di denaro che ci sta mandando l'Europa, qual è? Allora, assolutamente dobbiamo investire nelle infrastrutture, dei 209 miliardi, io mi auspico almeno che ci sia una buona fetta per le infrastrutture, abbiamo tanta necessità di queste infrastrutture, abbiamo bisogno di digitalizzare il settore, assolutamente su questo dobbiamo avere riscontro, perché è troppo tempo che
ne parliamo, e questo dobbiamo risolvere una volta per tutte. Abbiamo necessità di rilanciare le città. Questo è il grande problema, che è un problema tale che non abbiamo visto, nonostante le volontà manifeste del governo nell'approvazione del decreto semplificazioni e con la volontà di andare sulla rigenerazione urbana, abbiamo visto che poi con gli emendamenti in Senato è stato stravolto, siamo ritornati ancora sul vincolismo, sugli obblighi ulteriori che impediscono la rigenerazione urbana. Ecco. Su questo siete stati molto critici, no? Con il governo, specie su quanto riguarda le città, perché dite non possiamo agire per poter fare delle opere, insomma, di miglioria, buttare giù edifici che non hanno più senso, farne delle altre, costruire in delle aree, per esempio l'edilizia cosiddetta qualificata, che possono essere centri commerciali, ma possono essere anche ospedali, quelle che servono poi ai cosiddetti servizi, perché le città moderne vivono dei servizi. Ma la sua città ideale del futuro qual è? Perché io ho sentito parlare di tutto negli ultimi anni, no? Di necropoli, megalopoli, smart city dove c'è l'autobus senza conducente, sì, dove recuperiamo questo senso dello spazio del centro con degli alberi, dove tutto è connesso. Abbiamo parlato prima di infrastrutture digitali oltre che di quelle materiali, ma insomma io ho risposto in maniera, non voglio fare campagna elettorale a Roma, che un giorno a Roma ho preso una buca, ho dato una testata col taxi sopra, insomma mi ha fatto male, mi ha avuto un bernoccolo, quindi mi sembrava che un'auto senza conducente sarebbe stato un problema, no. Cioè, quindi rifacciamo le buche delle città, per dire, però adesso al di là delle battute, ci arriveremo a questa città del futuro in 5 anni, 10 anni, con le auto elettriche, cioè, come la vede? Anche la vedo, un bla bla. La vedo problematica alla luce della situazione in essere, perché è da anni che si parla di rigenerare le città. Abbiamo accettato con entusiasmo di limitare il consumo del suolo per motivi di sostenibilità e su cui siamo d'accordissimi. Il problema è che non ci sono le norme per tornare sulla città consolidata, è questo che ci siamo promessi, tornare sulle città, creare le città nelle città attraverso la demolizione e costruzione, ma oggi è impedita in Italia. L'ultimo decreto semplificazione che abbiamo fortemente contestato, ecco, sull'emendamento, sull'articolo, il famoso articolo 10, è che abbiamo portato ancora il blocco nelle zone omogenee A, cioè per lo più i centri storici, ma non solo i centri storici, il blocco sulla demolizione e ricostruzione di edifici che con lo storico non hanno niente. Edifici post bellici, in corso. Ma chi è che fa queste graduatorie? Con quali principi storici, questo, tecnici, no, architettonici? Nessun principio, la volontà di vincolare, la volontà di controllare, fare in modo che solo pochi possano decidere il futuro delle città arrogandosi dei diritti che non hanno. Dobbiamo, se continuiamo a ragionare con questa logica, noi lo sviluppo, lo smart city non la faremo mai. Dobbiamo togliercela dalla testa. Per cui decidiamo, e chiuderò la politica concretezza su questo, e una risposta chiara, univoca, su cosa vogliono fare delle città. Perché qui dipende lo sviluppo di questo paese. O ci danno le norme per intervenire sulle città e tutti insieme lavoriamo per una città diversa, dove potremo anche organizzare a macchina d'olio le smart city, perché le smart city difficilmente, certo, verranno realizzate con quel modello, chiaro, teorizzato, altrimenti noi non cresceremo mai, ma dobbiamo dircelo, ci deve essere chiarezza. Ultime due domande, un altro grande tema retorico secondo me è quello del green, tutti d'accordo, no? La revolution green, la sostenibilità green, l'economia green. Spesso quando si parla di green voi magari un po' pregiudizialmente finite sotto accusa perché sembrate quelli che vogliono cementificare, no? Siete contro Celentano, la via Cook, però fondamentalmente invece in una visione appunto green anche il vostro mondo viene rivisto, no? Come pensi? Sarà un'occasione? È una grande questo fatto che anche l'Europa ci chiede di mettere soldi su è questo? È una grande occasione, l'Europa ha stanziato tantissime risorse verso il Green Deal e tutto quello che ne consegue, la sostenibilità è il primo obiettivo assoluto, noi nell'assemblea nostra l'anno scorso abbiamo mandato un chiaro indirizzo al governo, noi ci siamo spesi con forti impegni sulla sostenibilità, sul green e su tutto quello che è innovazione, tecnologia e ambiente. Però abbiamo bisogno di norme, abbiamo bisogno di un governo che capisca che dobbiamo essere sostenuti in questa transizione, dobbiamo essere accompagnati, non possiamo farcele da sole le norme, abbiamo bisogno di una sensibilizzazione del governo, cioè passare dalla teoria ai fatti. Dai proclami ai fatti, quello che manca in questo paese. Noi ci abbiamo scommesso, noi abbiamo chiesto aiuto al governo apposta perché questo settore cambi radicalmente in quell'ottica di sostenibilità e green. L'Europa, ripeto, ha messo tanti denari, sarebbe folle non andarli a prendere, non utilizzarli per le città.
Ma anche perché la sensibilità, lo dico, delle nuove generazioni è oramai acclarata su questo. Si può fare ironia su Greta Thunberg, però voglio dire, le nuove generazioni, il futuro ci chiede questo, no? E quindi ci chiede tutto. È come se fosse una legge di mercato che ci chiede in fondo il destinatario, quindi dobbiamo tenerne conto per forza, no? Assolutamente. Allora, io non amo molto la parola bonus, sono un ex semiologo, linguista, e quindi le parole per me hanno una semantica molto complicata, perché il bonus, anche quando è giusto, come ha detto lei, mi fa pensare a un intervento singolo, specifico, temporaneo. Mi piacciono nell'economia le visioni e quindi le misure strutturali e non episodiche. Le visioni strutturali possono essere di tipo assistenzialistico oppure ispirate, diciamo, a un sostegno del libero mercato. Oppure, come dico io, quando c'è una pandemia si possono integrare. Paesi evoluti come la Germania e la Francia hanno messo soldi nei conti correnti delle famiglie, non perché c'era il welfare degli anni 70, ma perché c'era una necessità. Però hanno messo liquidità anche nel sistema economico. Come la vede lei? Allora, sicuramente non posso negare che questo provvedimento, cioè l'ecosisma bonus che ha lanciato nel famoso 110%, ma qualcuno è che è positivo. Cioè. È positivo, si va verso un certo discorso di sostenibilità, di efficientamento delle emissioni in atmosfera, tutti, diciamo, principi europei che noi cerchiamo di mutuare. Però, come diceva lei, il problema è che è stato, per adesso è stato approvato per un anno, non ha senso, cioè non è strutturale. O noi creiamo qualcosa di strutturale che renda questa modifica delle città, degli immobili in questo caso, ma non solo, come principio generale ci sia un'evoluzione continua e dei dati messi a disposizione di tutti, beh, io penso che dovremmo ragionare più su qualcosa di stabile, di concreto, che duri nel tempo, certo, che dia la possibilità agli operatori di adeguarsi e capirlo, perché non è facilissimo. Una norma del genere è entrata in vigore a luglio di quest'anno, ma praticamente gli interventi non sono cominciati assolutamente, perché è difficile da interpretare, da mettere in moto, e la scadenza è ormai prossima, per cui bisognerebbe renderla stabile. Devo dare la possibilità alle persone, ai cittadini, di capire i vantaggi che possono avere. E cioè, bisogna far accompagnare le misure con una campagna di promozione, di sensibilizzazione che faccia capire esattamente ai cittadini italiani i benefici di questo strumento. È chiaro che è uno sforzo importante per le casse dello Stato, ma penso che in questo momento, se non rilancia certi settori economici e fa in modo che gli italiani capiscano i vantaggi generali, perché è un vantaggio di tutto il sistema Italia, penso che insomma debba essere fatto qualcosa di più di quello che ci stiamo facendo. Senti, io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie. Ce n'è bisogno in questo momento. Primo Piano torna prossimamente con altri protagonisti. Per ora grazie.